A maggio i cittadini milanesi sceglieranno il nuovo sindaco. Finalmente avremo la possibilità di riprenderci la città che tanto amiamo. Se ci guardiamo indietro, vediamo 5 anni di mala amministrazione del PD, basata su nuove tasse e cemento, all'ombra di un Expo che è stata solo un'occasione persa per creare opportunità di lavoro a lungo termine. Vedete, noi avremmo potuto decidere il nostro candidato sindaco secondo scelte interne, come fanno tutti gli altri partiti, ma noi pensiamo che sia ora di agire diversamente, noi non siamo loro. Noi crediamo che le persone che governano debbano domandarsi cosa vogliono i cittadini invece di imporlo. Per questo motivo da mesi raccogliamo le proposte di tutti i cittadini per il Comune di Milano e queste diventeranno il nostro programma elettorale, le nostre soluzioni. Noi crediamo soprattutto che conti più il percorso di partecipazione e l'onestà che il nome famoso. Per questo motivo qualsiasi cittadino iscritto al Movimento 5 Stelle e incensurato si è potuto candidare nelle nostre liste, persino come si. Questo perché partecipare, essere trasparenti e coinvolgere sono i nostri anticorpi al virus della casta. Anche tu puoi fare la tua parte ed è per questo che ti invito a iscriverti al portale del Movimento 5 Stelle e partecipare a 3 eventi importantissimi. Lunedì 2 novembre alle ore 20 alla sala consiliare di via Sansovino 9 a Milano presenteremo i nostri candidati a ruolo di sindaco di Milano. Tra metà novembre e metà dicembre ci troveremo ai tavoli di lavoro per sintetizzare le proposte dei cittadini e scrivere il programma elettorale per Milano. Tutti i dettagli logistici li troverete sui canali M5S Milano che vedete scorrere in questo video. Domenica 8 novembre dalle ore 11 all'auditorium di via Valvassori Peroni 56 a Milano voteremo per scegliere il nostro candidato sindaco e lo presenteremo alla stampa. I cittadini sono la via verso il cambiamento. Unisciti a noi e fai la tua parte. Insieme ce la faremo.